L'impresa Folignate Connessi ha realizzato per la custodia generale del Sacro Convento di Assisi un collegamento dedicato in fibra ottica direttamente interconnesso alle dorsali regionali, nazionali e internazionali, che permette una velocità di connessione a internet verso tutto il mondo con tempi di latenza bassissimi. Un collegamento ad altissime prestazioni, veloce 1000 MB al secondo, che ha consentito ai frati del Sacro Convento di essere all'avanguardia nel settore delle comunicazioni elettroniche, riducendo così le distanze geografiche e raccogliendo l'intera umanità in un villaggio digitale globale. Questa connessione è attiva ormai da circa un anno, ma diciamo non ci siamo fermati qui perché la custodia poi ci ha anche così incaricato di proseguire con il cablaggio e praticamente estendere le fibre sotto la sovrintendenza ovviamente del professor Fusetti, sulla basilica superiore e la basilica inferiore, questo a servizio poi di tutto quello che è la sicurezza, gli accessi, la sorveglianza. Una parola chiave può abitare la nostra esistenza ed è quella di connetterci all'altro. Cosa significa connetterci all'altro? Significa entrare in relazione con l'altro. Io ho fatto sempre questo esempio. Dobbiamo passare da una rete di fili ad una rete di persone. Se la rete di fili ci permette di incontrare le persone, allora noi abbiamo una grande possibilità e soprattutto abbiamo delle energie che ci permettono di essere non solo ben radicati, ma di costruire ponti. Oggi molti usano la connessione per alzare muri, per creare barriere, e invece i moderni mezzi tecnologici ci offrono la possibilità di abbattere i muri. La realizzazione del progetto per il Sacro Convento ha inoltre permesso di offrire alle aziende di Assisi e Santa Maria degli Angeli lo stesso servizio in fibra ottica, dando la possibilità a piccole realtà di poter creare business e opportunità lavorative grazie alla rete. 2 anni e mezzo fa ad Assisi ancora non era passata neanche un chilometro, un metro di fibra ottica, e invece appena dopo l'insediamento abbiamo deciso di permettere questa possibilità mettendo a disposizione i cavidotti comunali a tutti gli operatori di telecomunicazioni che lo richiedessero.